Pensa però al fatto, c'è crisi, non girano i soldi, però ci arriviamo. Perché dovete fare quella malattia? Di vincere. No, spero di vincere. È chiaro che è da fuori. C'è un fatto il buono, cioè, le sta rivendendo uno, cioè, 70 euro di cartelle. Chi ha vinto ieri al bingo? Io e Simone. Ah, quanto? Bingo, cinquina? No, due cinquina e uno. Hanno speso 100 euro e 116 euro di guadagno. Avete vinto quanto? 7 euro. È vero che, almeno secondo me, ma lo condivido con voi, i soldi facili si spendono facile. Sì. Verissimo. Tu puoi stare a pagare. Sì, che non gli dai spesso al sacrificio. Un giorno dopo, un giorno. Sì, perché secondo te non è un sacrificio, quindi a quello l'associ. No, perché c'hai l'abitudine di saper spendere lo stipendio. Quell'altro alla fine sembra come se sono più. Sì. Non so se quindi è basico quello che prendi, che sono secondo me dipende perché chi fa solo quello come lavoro magari dà anche un'importanza diversa, perché magari c'è solo quelli, quindi deve gestire quelli, che magari come me ha un lavoro fisso, quindi magari per le cose importanti le spese fisse le copro con lo stipendio normale, i soldi dei locali magari li spendo così più semplicemente. Sì, certo. Secondo voi adesso è importante il posto fisso? Allora, proprio prescindere il posto è fisso. Importantissimo. Sì, ma a prescindere che il posto fisso per la nuova generazione non esiste più. Allora, partiamo dal presupposto questo, e credo che ci abbia sia i suoi pro che i suoi contro. Sì. Il pro è sicuramente che i giovani hanno la possibilità di fare nuove esperienze, quindi di avventurarsi in nuovi lavori, crescere, svilupparsi come non hanno fatto le vecchie generazioni, cioè gli anziani così. Loro uscivano dalle medie. Ho paura, così. Scusami se ti interrompo. Ho paura che non vieni preso dalla telecamera. Potrei dire meglio più vicini. Aia! Mi dicevi no? No, io dico, è la vecchia generazione, i nostri nonni così, uscivano dalla scuola, tra virgolette, e si ritrovavano a lavorare su una fabbrica e lì ci rimanevano per loro fino ai 50 anni, perché all'epoca si andava a pensione a 50 anni. Adesso noi, nuova generazione, ci ritroviamo a cambiare più di un lavoro e avere il tempo determinato sempre, qualora ce lo fanno, e quindi il pro è sicuramente che abbiamo più esperienza, paradossalmente più esperienza e più novità dei nostri nonni. Il contro è che non ci abbiamo la stabilità. No, io direi anche un'altra cosa invece, che tanti giovani di oggi non hanno voglia di lavorare, sotto un altro. Perché poi c'è anche quello, magari ci stanno datori di lavoro che offrono un posto fisso e ci stanno giovani che non vogliono il posto fisso, quindi un po' da tutte due le parti c'è sta la cosa. Sì, cioè qua non c'è niente. Sì. Secondo voi il lavoro nobilita l'anima? Certo. Se ti piace il lavoro, sì. Se fai il lavoro che... cioè, soprattutto se non è che se fai il lavoro che fa bene anche ad altre persone. Sì. Cioè, nel senso, verissimo. Penso anche ai medici, sì. Insegnanti... Poliziotti. Poliziotti no. Risalutiamo, dai. Ciao per Luigi. Ciao. Anche quell'altri, quelli sono buffi, quell'altri che si vede rosso e blu. I vigili fanno un compito, quando lo svolgono la sera, stora fanno la il servizio loro. Perché la comunicazione tra le persone si è ridotta? La tecnologia, sì, i mezzi di comunicazione, Facebook, WhatsApp. Come fa prima mandare un messaggio su WhatsApp che magari... Tra 100 anni staremo tutti immobili.
Sì, no, io ho notato che è molto, sempre meno... Ma anche tra di noi, quando usciamo la sera, tante volte passi quei 5 minuti di blackout totale perché tutti quanti stiamo molto bene. Io ora ci mandiamo le cose, cioè, sì, davanti all'altro ci mettiamo a scrivere cose su Facebook. Mentre stiamo a cena. Cioè, magari stiamo anche insieme. Foto del momento stesso ci mandiamo. Commento e tag. Secondo voi è importante questo? Secondo voi questo... Per farsi una risata, sì. Tante che rimane là, nel senso che rimangono quei 5 minuti e poi non si secondo me è usato in maniera, io mi metto in mezzo perché anche io uso WhatsApp, uso Facebook, però noi lo usiamo in una maniera sbagliata, magari era nato per sentire il parente lontano, l'amico dell'estero, invece noi no, cioè io lo sento, cioè lo uso Turrita Faligno Turrita Communication. Beh, certo. Prendiamo il telefono, ci attaccamo tutti qua a quest'ora, in questo punto. Parole in mezzo di comunicazione. Ma beh, sicuramente è comunque sia una sorta di moda Facebook, pur quanto sia interessante perché è ben fatto e funziona perché ce l'hanno quasi tutti. Però è una moda, nel senso prima c'era MySpace, MSN. Era più personalizzato come... Io ancora non mi ero sviluppato. Ce l'avevi fatto tu. Beh, sì, no, vabbè, comunque potevi fare la pagina tutta tua, il colore che ti piaceva, potevi mettere le foto come no, sullo sfondo. Cioè, diventava più come un sito personale piuttosto che un blog anche. Credete nei blog? Punto la scelchina. Non chiedere a me, io sono proprio anti-tecnologia. Io chiedo uso a voi. WhatsApp, uso l'iPhone, ancora rotto. La pagina su MySpace. Rotto. Sospettando che il ragazzo non è giusta, ora niente. No, io no. No, vabbè, ok. Noi siamo la sua tecnologia. Okay. Io mi... Ecco perché sono mica... Io sto ancora con la carta, io ho scritto la tesi con la carta. Sei mica con loro, sei mica con loro per il telefono che devi aggiustare. Quando siamo molto, sono mica con loro. Cioè, questa volta che l'hai aggiustata, non la conosco. Sono l'ultima a cui pensare. 2000 euro. Poi dopo, siamo a 2 euro, basta. Basta, la prossima settimana. Io ho fatto tempo fa un esperimento con Federica Casale, non so se la conoscete. No. Ok, una ragazza di Sant'Arcangelo, una mia amica, molto simpatica. Beh, gli ho detto, stavamo su Facebook, gli ho detto, Federica, vogliamo uscire insieme stasera? Su Facebook? Fate in che senso? Dico, facciamo finta di essere di fronte l'uno all'altro, ci scriviamo. Che cosa prendi? Le siamo, faccine. Siamo al bar, adesso siamo faccine al bar. Del... Che cosa stai prendendo? Che cosa ordini? Te lo offro io. Perché è possibile, tutto è possibile, che succeda questo tra le persone. Certo. Spero tanto di no. Beh, il contatto umano è... No, io no, infatti sì, ho notato... Sono d'accordo. Ho notato che qui con la comunicazione... fronte a fronte uno si guarda sempre meno negli occhi. Questa trasmette certe idee ai giapponesi che mo aprono sti locali che fanno finta di parlassero. No. C'era un locale a Perugia adesso già. Ah, sai, sì, giusto? No, c'era una pizzeria che tu ordinavi tutto tramite computer. No. Proprio di coppie che si incontravano e si guardavano solamente tramite messaggi, tramite computer. Non sono mai andata. Io per scrivere una frase quando ci mettevo. Ciao, sono Angela. Ma come il video ci faccio la scala con la sopra io. Angela ancora dentro, non stavo per chiudere. Aspetta, non finire. Ragionate su cosa dire? No. O andata a istinto? Istintivo? Esperienza no, bello. Aspetta. Quando devi comunicare con qualcuno? Non in questo momento, no, sto ragionando su cosa dire, però se dovete dire qualcosa a qualcuno, siete più istintivi oppure pensate molto su cosa dire? Noi ci penso. No, beh, su certe cose ci serve, su certe si istintivi. Sul rapporto di coppia, comunque così, sì, penso molto, invece per... cose per io volerlo, sì. No, io sono, essendo lunatica, comunque vario. Ci sono dei momenti che rimango in silenzio e non mi si caccia una parola.
Lei pensa tanto. Alcune volte penso tante, altre volte ho ordinato proprio dei rapporti perché sono stata molto impulsiva. Per cui sicuramente è meglio pensare, anche se non sempre lo faccio. Prima di dire una cosa. Voi parlate mai con voi stessi? Non ad alta voce. Tu salami, vedessio. Io parlo da solo in macchina, spesso. Sei un additivo. Io parlo da solo in macchina. Io canto in macchina. No, io quando se parlo da sola alzo il volume dello stereo così che mi vede pensa il canto. Così non sente quella che dice. Dopo 10 anni conosci una persona, scopri delle cose. Poi registrato, quindi domani guardo. No, perché magari quando sto da solo inizio a pensare delle cose. Questo è un po' scontato. Non parlo ad alta voce. Ma comodissimo. No, che pensi a dei scherzi, magari penso a delle cose e muovo la bocca come se la stessi dicendo. Poi magari guardo nell'occhio e vedo quello sulla macchina vicino mi guarda. Se fai i pezzi. Vedi quella della macchina? Vedi una urina. Fa sentire il senti la canzone. Beh, lo psicologo, io anche se non ci sono mai stato dallo psicologo, però credo che faccia parlare le persone sul loro essere. Mm-hmm. Erro in quello che sto dicendo? No. Beh, certo, devi capire quello che... No, ma io credo che spesso e volentieri le sedute di uno psicologo si basano proprio sul dialogo, sulla parlata della persona che fa per ritrovare se stessa.